Ci eravamo lasciati un'estate fa con la prima volta della contrada di Villa Fastigi a vincere l'ambito ciocco, piazzandosi davanti a tutti nel traguardo del fossato di Rocca Costanza. Ora il Palio dei Bracieri 2023 è pronto a tornare con un'edizione in formula piena dopo la frammentaria ripartenza post-Covid. 4 giorni dal 27 al 30 luglio con la gara della domenica preceduta da serate in allegria in mezzo al ritorno degli stand gastronomici, delle esibizioni musicali, degli artisti di quartiere e del tiro alla fune. Un palio che partì 11 anni fa con 7 contrade che fra 2 weekend ne vedrà ben 16 pronte a colorare Rocca Costanza. È l'11ª edizione, torna a Pesaro questo evento che comunque sia coinvolge tutta la città. Quest'anno a sfidarsi saranno 16 contrade con una bellissima sorpresa perché si è unita la contrada di Pozzo, una nuova contrada, e i loro colori sono giallo, nero e rosso, e assieme a tutte le altre contrade domenica 30 di luglio nel fossato di Rocca Costanza porteranno la loro allegria e la loro energia. Dicevo, 11 anni di manifestazione, non ci credevamo neanche noi quando siamo partiti, ma oggi possiamo dire che il palio è entrato nelle viscere della città, chiaramente non di tutti, però di quelli che in qualche modo hanno voglia di vivere una città, diciamo, diversa, una città più aperta, più divertente, e questo è quello che vuole il Palio dei Bracieri fondamentalmente, fare 4 giorni in cui tutti gli amici di Pesaro si ritrovano e possono comunque sia condividere dei momenti di sport, eccetera. E un'altra cosa molto interessante che quest'anno abbiamo avuto la possibilità di scrivere una canzone, l'Inno del Palio, grazie a Davide Pagnini e i nostri collaboratori, e loro sono riusciti a scrivere un inno veramente molto bello che uscirà nei prossimi giorni sia sui social sia su Radio Prima Rete. Ho avuto la fortuna di contattare Massimiliano Santini e gli ho detto: guarda, abbiamo un bel progetto con l'associazione, con Davide Pagnini, e lui mi ha incontrato, dimmi pure, vorremmo regalare l'inno al Palio e alla città. Lui è rimasto entusiasta, abbiamo lavorato per il testo, Davide Pagnini, il cantautore, ha lavorato in sinergia per le parole, perché dobbiamo trasmettere un messaggio fondamentale e importante. Grazie a tutti, perché è stato veramente un bellissimo progetto. Poi c'è stata la casa discografica che ci ha supportato, la PMS Studio Raffaele Montanari, per concludere questo bellissimo progetto.